sono sempre di più gli adolescenti fragili e con disturbi psichici, ma sono rare e troppo pochi in Veneto le strutture dove possono essere accolti per un percorso di salute. Per questo riveste particolare importanza il progetto in partenza Atiene, grazie alla famiglia Dalle Rovere e alla Fondazione di Comunità Vicentina, che raggruppa istituzioni pubbliche e private e presso la quale è stato istituito il Fondo Casa Dalle Rovere. Un'iniziativa ambiziosa per dotare il Vicentino di una comunità educativa riabilitativa che offrirà sostegno ed opportunità di crescita ai minori ed adolescenti, una struttura che ora manca ed è necessaria, un disagio crescente. Che il disagio psichiatrico fra i ragazzini e gli adolescenti sia in crescita lo aveva raccontato a Schio recentemente anche la consigliera regionale Chiara Lisetto, componente della Commissione Sanità nel 2019. Si stimava che in Italia il 16,6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni, circa 956.000, soffrisse di problemi di salute mentale, ma questi dati già negativi sono cresciuti molto negli anni successivi. La casa, gli imprenditori Dalle Rovere originari del quartiere finese della Conca, in uno slancio di grande generosità hanno donato la grande casa familiare degli anni 60 che sorge in via San Gaetano e ne finanzieranno la ristrutturazione e l'ampliamento. La nostra scelta di Ambrogio Dalle Rovere a nome di tutta la famiglia nasce dalla lezione tramandata dai nostri genitori, basata sulle loro esperienze e sulle nostre responsabilità nel prestare attenzione ai bisogni del territorio. A casa nostra la domenica c'era sempre qualche persona in difficoltà con cui condividevamo il pranzo. Questo ci hanno insegnato a fare i nostri genitori. L'impegno dell'imprenditore verso le problematiche locali non è solo un atto di interesse personale, ma un investimento nel tessuto stesso della nostra comunità. Le azioni intraprese in risposta a queste sfide non solo rispecchiano un impegno individuale, ma si trasformano in frutti condivisi che arricchiscono e beneficiano l'intera collettività. Spero che questo gesto contamini altri imprenditori. Il gesto della famiglia Dalle Rovere, aggiunge Sante Brezzano, presidente della Fondazione di Comunità Vicentina, a cui aderiscono questi 7 pedemontani, comuni della provincia, camere di commercio ed alcune banche, è un segno di grande importanza per il territorio vicentino e per il futuro di molte giovani generazioni.